finalmente arrivata la primavera, come è visibile da queste sottili gocce di primavera che sembrano umide ma in realtà sono tempranti, energizzanti. Poi io amo l'inverno, quindi cioè, che cazzo vuoi? Niente, c'è un tempo per l'inverno e un tempo per le passeggiate primaverili. Ma si apprende con niente e con nessuno, anche perché questa si tollera. Però Ducky abandoned her shining speckled bearing its fangs to the crowd. I tried to avoid it, said lady in slippers. They came and they barked on my grounds. Oh, I'll gather the squad and meet their drastic dentures. Barking their mouth now, lick on their greasy wigs. Fountain of slobber, pretty thin gestures they have. You get down on your knees and you crawl to the floor so I can pet you and bat you hard. Inizio del lockdown, eccoci qui a Via Amico da Venafro a comprare un giochetto da PS4 di seconda mano che cercavo da un po'. E cosa non si fa per i giochetti? Perché i giochetti ci serve nella vita, soprattutto prima del lockdown. Oggi era l'ultimo giorno, lo vi oggi oppure questo è. Se esce si fa una corsetta in motorino, Roma è bella, si fanno le riprese. Se viene qua, 25 euro per un giochetto che sta a 50-60 su eBay, almeno 40 su il contrario. Vabbè, insomma. Gli hai detto t'ammazzo. Oh, qua stronzo, io sono di Roma, gli hai detto. Con un passo.
come Federico, non passi, non passi, bravo, non passi, e ha fatto il chioppo. K a 60 frame al secondo? Sì. Manca un buon sensore, è ovvio che al buio la penombra soffre come tutte queste pseudo compatte compatte, perché non è una full frame, perché non c'è un sensore comunque decente. Per esempio, se tu hai una piazzone tipo un marsupio. No, non ce l'ho. Comunque, questo telefono rispetto a quello precedente. Che so, Angelo? No, lo sai che in questo momento il marsupio è di ultra moda? Ma no. Stai scherzando? Sì, ma tra i personaggi che frequenta lui. No, questo qui c'è un sentiero, siamo nel sentiero dei partigiani. Si chiamava, se riesco a ricordarmi dove. Al paese ci hanno detto di non allontanarci dal sentiero. Tranquilli, so io, ci penso io. È tranquilla, l'ho fatta mille volte. Cioè, anche più fangoso del sentiero. Allora prima, mentre veniamo su, ho pensato, cazzo, ma se qui è fangoso così, su come sarà? No, se non guardate c'è il lago. Perché non c'è di solito questo. No, questo di solito qui è fango. Solo fango. Sì. Comunque, pietre, muschi, buchetti, cadernetti. Licheni, colleziono spore, muffe e funghi. Tefice, c'è il sentiero. Comunque, a parte tutto, questo è il sentiero. Senti Simone, ti supplico, guarda, basta. Guarda le pietre. Basta cazzate. Sono mosse, un sentiero. E poi non è che c'è un chiosco lassù, che ci vado a fare? Ciao, ci sono i tuoi panini. Tesoro. Io non mangio a pranzo, l'ho preso soltanto per potermi sentire che avevo i panini del pranzo. E se ci fosse stato il chiosco lo guardavi? Mi è comparso per buttarli. Era per dire c'è un chiosco, non lo uso. Mi mangia stasera. Non ho bisogno, ho i panini. Sale, dai, soprattutto non risalgo più io ormai, sono già sceso. Scendila, facciamo qua il selfie. Ma tanto scusa, che cambia? E che eravamo proprio on the top of everything, man. Vabbè, noi possiamo millantare che questo era il top. Qui è il top. Dai, noi lo sappiamo, chi se ne frega degli altri, lo sto facendo. No, scusa, e tutti i miei followers, grazie, likers, follow subscribers. Hai ragione, tu, ma io no. Non mi frega niente. No, guarda là, si sta alzando la nebbia. È vero. Cazzo di freddo che ti fa fare quello di notte. È lì che ha cominciato a ridere. Tranquilli, è di qua. Il pratone. Silent Hill, stiamo scendendo a Silent Hill. Silent Hill? Zombie, per forza, la tromba però. Che cazzo ci può essere qua? Zombie? No, adesso goblin. No, zombie. Non si può non vedere. Quindi lo vedrò di certo. Potrei vederlo stasera. Viviamo in un'epoca in cui quello si mette a parlare da solo al telefono. E noi scopriamo dopo un po' che sta parlando da solo al telefono. Ma stasera devi metterci un po' di ghiaccio assolutamente. Ma a casa non ho un tavolino che sta più giovane.
sti sassi uno gli darebbe una lira, non ci fai caso, perché il sentiero passa lì sulla destra e questi ormai sono completamente coperti dalla vegetazione, ma qui si intuisce che questi, che non sono delimitati da niente, che sono, insomma, non si può preservare tutto, a parte non si preserva niente ormai, ma si può preservare tutto. Questa, guardate, questa era una, guardate, questa era una strada, cioè verosimilmente, visto che siamo sulla Francigena, secondo loro questa è l'originaria via, strada, al cazzo, poi a un certo punto è diventata Francigena, perché parliamoci chiaro, esisteva prima De Francio, no? E sono fissato io col tempo, con come il tempo modifica tutto e come conserva un cazzo, e lo sforzo di conservare è nostro, e a nostra volta noi non siamo conservabili, quindi. E va bene che questa strada non sia stata conservata meglio di così, perché è bella la ricrescita, è bella la natura che si riprende tutto. Se possibile, è stupendo proprio questo, il ritrovamento. Noi, anzi io, per me non è più possibile fare l'esploratore, no? L'esploratore dei mondi sconosciuti, di terre mai viste prima, posso soltanto... Da chi? Dall'altro essere umani, però posso renderle terre mai viste prima da me. Sono comunque esploratore. Non sei il primo, a prima del cosmo, ma sei il primo, a prima dell'esperienza tua personale, che ha lo stesso valore, se non di più, perché al finale qualcuno sarà arrivato nelle terre del fuoco, al polo, prima di qualcun altro. Certo, da paura. Ma se io non ci sono arrivato, se io non l'ho vista, non l'ho vissuta, che non è che cazzo mi cambia, ritiro, non stavo per dire che cazzo, cioè, stavo per dire che cazzo mi cambia, ma per colpa della umanità. Ma quello che conta è l'esperienza che fai te, quindi in fin dei conti certo c'è un gusto nell'essere le prime persone a trovare qualcosa e poi condividere, no? Oh, ma te non sai che cazzo ho scoperto, come i giochetti, oh, ma non puoi capire, ho trovato un dungeon segreto con un drop raro, allo stesso modo 500 anni fa, eravate un po' capì, sono nato mille anni, sono nato a ovest all'infinito, a un certo punto sono comparse le Indie, che non erano le Indie, e invece io sono nato a cazzo verso il nord di Roma, ho preso la cassi, ho studiato la storta, ho mangiato la storta, sono finito all'isola Farnese, fammi andare a vedere queste cascate, le cascate in realtà erano meglio, che da ignorante, non ignorante, e poi persona che dimentica, non ricordavo che era qua. E mentre sto camminando per tornare indietro e cercare un cappuccino, a cazzo, perché tutte le rovine vere sono chiuse, sigillate a cazzo, ci sta questo lieve avvallamento in quello che è un pratone, questo lieve avvallamento custodisce quello che era chiaramente abitazione. Poi magari questa non è nient'altro che una casa del passato, ma no, perché la strada c'è, la strada. Quindi sono, oggi sono il primo scopritore di me, mio, della vita mia persona, di questo luogo. Sono incredibilmente soddisfatto. Per un nuovo video da Veio, resti di Veio, rovine di Veio, vecchia città di Veio, zona di Veio, antica città etrusca, alle porte di Roma, Roma Nord. Volevo parlare di trasformazioni, vorrei andare subito al sodo, perché mi piacerebbe riuscire anche un po' a tema con questo video, a trasformare i flussi di coscienza da fiumi di mezz'ora, 40, 50, 60 minuti a qualcosa di più condensato, no? 5-10 minuti, non ci riuscirò. Però le trasformazioni mi sono venute in mente recentemente guardando l'ennesimo film e provando il ormai fin troppo familiare groppo in gola, quindi teglia da piangere, umidi, prurito, una reazione fisica molto molto interessante, affascinante, perché ormai questo
questa valanga di informazioni che riceviamo, che fanno pensare un po' a tutti e a tutte ad avere un minimo di cultura, quando sospetto che non sia così, no? Poi bisogna sempre usare, capire qual è il punto di riferimento. Il punto di riferimento è l'italiano medio del Settecento, probabilmente anche Arcigliola è un uomo colto. Se il punto di riferimento è sapere di che cazzo stai parlando, io sono ignorante come te, come Arcigliola e come chiunque altro, insomma. Il mio punto di riferimento è Umberto Eco, per dire, no? O Simone de Beauvoir, insomma, personaggi che non è che ti confronti. Io però, avendo potuto, trovato il tempo e il modo per studiare, avere la forma del cervello giusta, mi sarebbe piaciuto sapere così tante cose e saperle elaborare in quel modo. Invece so chi sono, i miei pregi e difetti, e che sono cambiati col tempo, e qui si arriva al concetto di trasformazione. Le trasformazioni, ovviamente, gigrobo d'acciaio, oppure Brittany Murphy in Clueless, no? Che è la ragazza sfortunata e bruttarella che diventa bellissima e ben voluta, sa, comincia a credere. Mi tornano in mente proprio un sacco di conoscenti del liceo che mi stavano sul cazzo, che poi, poraci, rivisto anni dopo, erano bullizzati, presi in giro per il loro aspetto o per l'educazione che avevano ricevuto, e poi si sono costruiti e costruiti un'identità magari più forte, magari posticcia, ma non importa, perché quella è che è autentica e non è posticcia, no? Anche questo è un po'. E quindi, al di là della presa in giro e del fastidio di quegli anni, perché io ero uno dei fortunati che l'identità per qualche motivo gli era capitata dal cielo senza doverci lavorare troppo, facile prendere in giro chi invece ha dovuto fare dello sforzo per cercare di cambiare la propria situazione. Ma questo è quello a cui pensavo, proprio alla quanto noi possiamo influire su chi siamo, cosa pensiamo, cosa sentiamo e cosa sperimentiamo fisicamente e emotivamente, e quanto non possiamo influire, no? Adesso, territorio delicatissimo, dici di vabbè, mori di idea, psicoterapia, psicologia, cioè, umanità, no, io ne arrivo e concludo un cazzo, altrimenti avrei scritto quei libri famosi, altrimenti avrei finito il liceo, invece di essere un ignorante della terza media, ecco qua, l'ennesimo ignorante che ha la terza media viene su internet a pontificare. No, a parte il fatto che mi autopontifico, è il senso di questo video, quando io tra 20 anni lo rivedrò e ragionando sulle trasformazioni che ho avuto fino a oggi, 47 anni, rispetto ai 27, rispetto ai 17, ai 7, quando lo rivedrò a 57, 67, avrò altri dati per così ragionare a buffo sulle mie trasformazioni, perché alla fine di questa serata io potrei pontificare all'infinito sulle trasformazioni da agente d'umanità. Pontifichi come Barbaro, perché se fosse entrato ieri, se Lazzari fosse, se avesse, invece posso pontificare solo su di me sbagliando ugualmente, ma insomma questo è quello che fai. E nello scoprirti che guardi un film, anzi nemmeno, senti delle parole chiave, ormai delle parole chiave hanno il potere, che poi questo è un concetto che non mi va di usare i termini inglesi, no? Io amo la lingua inglese, ma non mi va di usare, di ricorrere sempre ai termini inglesi in sostituzione di quelli italiani, perché in alcuni rari casi sono migliori, sono più immediati, in alcuni rari casi, in molti casi, semplicemente una scorciatoia data dal nostro cervello che cerca delle fughe all'interno della cultura dominante del periodo, della cultura più semplice, e quindi ci infiliamo in questi vicoli buchi di culo ciechi, e non mi va. Motivo per cui leggo soltanto libri scritti o tradotti prima degli anni Ottanta, perché la lingua italiana era sottilmente, ma anche troppo sottilmente, diversa, e io intendo recuperarla per avere un minimo di vocabolario più, un minimo, poi non ce l'hai uguale, non ce l'ho, no, però un minimo, un tentativo, invece che parlare a tutti come parlano quelli delle trasmissioni dei carcio da Roma e da Lazio, che sono appena sopra la soglia dell'analfabetismo, hanno imparato abbastanza parole del cazzo e possono sembrare, invece io non lo sopporto, diciamo un attimino, sta ceppa di cazzo. Già siamo andati troppo per le lunghe, però ci sono parole, le parole sono suoni che penetrano da qualche parte nella nostra psiche attivando delle memorie. Credo che tutto si basi sulla memoria, che sia memoria consapevole, memoria dei lombi, memoria
emotiva, memoria, è lo stesso motivo per cui senti un profumo e di colpo ti scatta, cioè vieni teletrasportato nel 1979, quando su quelle scale un giorno tra nonna ti diede un bacetto mentre ti regalava il robottino che avevi chiesto. Oppure l'odore tipico del limoncello del cazzo, limoncello, non è limoncello, strano odore di limone che metteva sempre questa ragazza in viaggio, è per quella che già ho nominato. E quando mi capita di sentirlo su qualcuna camminando per strada, di colpo sono dritto al 1993-94, non ci vuoi fare un cazzo, per qualche secondo ti si riaprono dei cassetti del cervello. E così similmente succede alle persone di sentire un suono e vengono rifiondate in tempo di guerra, vengono ributtate in quella casa in cui subirono abusi. E molto spesso questi collegamenti dei ricordi della mente sono legati a esperienze traumatiche e negative, però ci sono anche quelli positivi, no? Ma insomma, adesso non interessa soffermarmi su nessuno dei due. Mi ci ho pensato perché c'è qualcosa che è successo in me, è successo da qualche anno. Io potevo vedere i film horror, i film splatter, il sangue non mi faceva nessun effetto. Adesso questo è cambiato, non li posso più vedere, mi dà molto fastidio. E questo non è quello a cui sto arrivando a dire, ma in una maniera che nella mia testa suona simile. Io potevo sentire musica, suoni e tutto, e mi piacevano delle cose, ah, che bello, emotivamente figo. Adesso invece certe cose mi fanno piangere, che comincia a squarciagola, no? Anzi, a squarciagola piange tipo tre volte in vita mia l'avrò fatto. Però il groppo, il famoso groppo in gola, che è un termine universalmente riconosciuto, la gente capisce di che si tratta, no? Farfalle nello stomaco, groppo in gola, sono delle reazioni fisiche evidentemente condivise da un sacco di gente, cioè non so modi di dire, si sente il groppo in gola, comincia a piangere, strozza la gola, no? Prurito dagli occhi, sono le lacrime, sono reazioni fisiche date da delle emozioni, immagino, no? Possono essere pure dal dolore, da una sveglia in faccia, ti pianto un chiodo, senti dolore e probabilmente vengono fuori cose di... Delle volte prendi una botta che ti fa uscire la lacrimuccia, no? Non è emotivo, quello è fisico. Interessante il collegamento invece emotivo, perché delle cose che ci rendono tristi fanno scattare... Adesso, cioè, ma che cazzo stai a dire? Ci cioè, sono studi e studi e studi che spiegano come il pianto sia legato a... No. Da paura, infatti poi magari stasera me ne vado a leggere. Non sto cercando di dire, noi non sappiamo come funziona il pianto. No, 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 tutto il contrario. Sto cercando di raccontare a me stesso quando io mi sono reso conto, già qualche anno che lo so, mi ricordo proprio i primi esempi sono stati la canzone su Silvia Baraldini. Per qualche motivo quella canzone, ma ormai 15 anni fa, quando la sentivo mi faceva venire un magone forte. Ed era la prima volta che mi faceva pensare il potere di questa canzone. Poi ho capito che quello era l'inizio di un percorso, di una strada, di una direzione in cui stavo andando. Mio malgrado, non perché non volessi, perché non ero consapevole, non ero pilota di quello che stava succedendo, non ero autista. Nel quale un sacco di cose mi avrebbero fatto questo effetto. Sono state al canzone, all'inizio solo canzoni. Canzoni, canzoni, canzoni che mi provocavano delle emozioni forti e che prima non era mai successo. Addirittura quelle canzoni qualche anno prima non mi avevano provocato queste sensazioni. Affascinante, forse no, che tutte queste cose siano legate comunque a giustizia sociale, a gente oppressa, canzoni che tributo a persone che hanno affrontato enormi difficoltà. È cominciata con queste canzoni, con temi del genere. Poi la cosa si è evoluta, sempre più film, mi sono scoperto addirittura a piangere, avere una sorta di magone su alcune commedie romantiche del cazzo. Io ho sempre avuto una certa attrazione verso le commedie romantiche del cazzo, potremmo interrogarci all'infinito sul perché le commedie romantiche del cazzo, su perché i filmetti americani sui college, sulle high school, su un sacco di cose del genere, no? Perché ti piacciono le scarpe, perché preferisci il caffè latte freddo a caldo, so cazzate, non possiamo sapere, non me ne frega un cazzo adesso. Però quello che mi interessa un po' di più non è solo come abbiamo acquisito alcuni di questi tratti totalmente casuali. Io poi appassionato ai giochi di ruolo, cioè l'hai tirati. Fai il personaggio, 23, ok, ti piace il caffè latte freddo. Che dici? 18, c'hai il feticismo per i treni. Vabbè, cioè, ma è un vantaggio o uno svantaggio? Non mi frega un cazzo, è una scheda, hai tirato 18 e è uscito il feticismo per i treni, rompi i coglioni, no? E te ne possono uscire alcuni terribili, tipo 97.
te lamenti sempre, come te lamenti sempre, quindi te lamenti sempre, caghi il cazzo alla gente, risultato, sei socialmente scansato, sei uno che è difficile, sì, ci stanno quelli così, li conoscete voi quelli che per qualche modo stanno sul cazzo a tutti, o comunque sia, non è che stanno sul cazzo a tutte, ma è difficile rimanergli vicino perché hanno dei tratti caratteriali che li mortacci, che due coglioni, capito? Quella è gente che poi non ci ha lavorato, perché c'è anche chi ci lavora, no? Però gli è capitato lì per lì. E così come il contrario, no? Quello o quella a cui gli capita di essere socialmente attraente, di essere socialmente in grado di leggere sempre le situazioni, di collocarsi sempre al posto giusto, di risultare simpatico, gradevole. Ma perché sto a dire queste cose? Non mi ricordo quale cazzo. Ah sì, vabbè, nello scoprire che sempre più cose mi commuovevano, perché il termine alla fine è questo, che poi in inglese è moving, no? Te muovono, cioè te smuovono, te muovono, te commuovono, alla fine l'origine controlla sempre il tempo, l'origine è condivisa. Nello scoprire questo, un po' alla volta te vengono delle domande, dici, ma che cazzo è successo, insomma, è inutile stare a ricostruire, vabbè, però hai vissuto questo, ti è capitato questo, ho capito, ma se riesco a mettermi seduto, ma pure prima m'era, cioè avevo avuto esperienze emotivamente forti anche prima, ho avuto un, ci sono state varie cose da ragazzino, vissute proprio da ragazzino, da bambino, che tutte contribuiscono a lanciare altri dadi nell'evoluzione di chi sarai. Ma quello che mi importa oggi è capire come, una volta che tu stai crescendo, sei cresciuto, una volta che questa famosa identità, che all'inizio è casuale, perché tu hai 4, 5, 6, 8 anni, non puoi cercare un'identità, no? Dopo il contrario, non fai che cercarla, non fai che definirla. Io poi credo di essere un caso banalissimo di soggetto egocentrico e fortunato per quanto riguarda questa lotteria dei caratteri sociali, per cui sostanzialmente mai bullizzato, mai preso in giro, sempre stato abbastanza in cima a una piramide pseudosociale, quindi privilegiato, privilegiatissimo. Il privilegiatissimo è quello che non deve manco sforzarsi per cercare di trovare una propria nicchia. Sei a tuo agio ovunque, questo l'ho sempre detto, è un bucio di culo di proporzioni astrali, no? E ciò nonostante tu, siccome non sei mai ricchi abbastanza, il privilegiato come me non è che è contento, cioè comunque intigna, per cui 16, 18, 20 anni sono delle cose che al tempo ritenevo già parte di come ero, ma in parte sicuramente lo erano, ma oggi vedo come tentativi di rafforzare ancora di più la propria posizione, di solidificarsi, quindi esternazioni forti, gusti musicali, declamazioni, no? Cose per cui tu non fai che ribadire il confine di quello che sei, del tuo territorio, e come le altre persone non ce possono entrare e devono semmai accettare che quella è la tua area di competenze, non dico pagare tributo, ma tutti i termini troppo forti mi vengono in mente, di natura medievale, no? Feudatari, vassallaggi, sottomissioni, stronzate, insomma, per dire. Ciò nonostante, quando poi questa identità che sei predestinato ad avere, poi non mi rompete il cazzo, vabbè, ma allora alla fin fine però il segnale di sicurezza non mi, ma non importa, cioè può essere, se a qualche persona fa sempre contento dire che tu più sei sicuro e più sei insicuro, allora è il contrario, più sei insicuro e più sei sicuro, allora vale tutto, tanto basta sempre dire che dolce e amaro sono al contrario, e non è il caldo e l'umidità, e tu metti lo zucchero nel caffè nello zucchero, no, non è questo il problema, non mi importa, non sto cercando di, sembra che sto a fare un'autocelebrazione di quanto sono figo, ma semmai il contrario. Il discorso delle trasformazioni, che ormai siamo già al 15° minuto, era per dire che nonostante questo succedono delle cose, tuo malgrado, di cui non sei consapevole se non quando sono avvenute o magari mentre avvengono, ma non è che le puoi fermare. Lo scoprire
questa mia vulnerabilità ad alcune parole, alcuni pensieri, alcuni concetti che sono aumentati a dismisura e che negli ultimi anni sono ormai un disastro, cioè a me fa, poche parole, mi fa piangere qualunque cosa che faccia capo a tutti i discorsi che ho fatto prima, che hanno a che fare non solo con, sì, con la giustizia sociale, con le lotte, con la gente oppressa, con chi si affranca, con chi supera le difficoltà, ma anche con stronzate romantiche che non immaginerei mai, anche perché se le prime fanno parte di un vissuto che io vorrei aver avuto e vorrei aver attraversato molto di più, ragion per cui oggi pazzisco ripensando alle lotte partigiane e tutto il resto, ma lato romantico no, sì, puoi banalizzare, c'è, però pure tu avresti voluto, no, è che io ho un animo che si diletta ripensando al romanticismo più bieco, può essere pure sia un feticismo, una perversione, va alla sapienza, però la realtà non lo voglio assolutamente. Io nella mia vita ho rifugito certe cose, le ho rifugite nella pratica, ho anche perso delle cose per mantenermi su delle posizioni che sapevo che se avessi invece, dove sapevo che se avessi mi fossi lasciato trascinare dalla sensazione di un momento, avrei goduto come un pazzo per un momento e poi soffrire per i successivi 2, 5, 10, 20 anni. Quindi fatto bene. Ma scoprire che il tuo corpo, che la tua mente, le tue orecchie, il tuo cervello, tutta una serie di collegamenti reagiscono a dei suoni, prendendo il controllo dei nervi, dei muscoli della gola, dei micromuscoli facciali, degli occhi, impedendo di riparlare mentre racconti una cosa che per te è importante e non puoi raccontarla senza che ti si incrini la gola. Io non so, insomma, sono assolutamente che vedo un sacco di persone, lo si vede sempre in televisione, no? Gente che racconta di... ma sperimentarlo, soprattutto non essendo stato così, te dà da pensare. Che è quello che sto facendo, cioè, ti dà da pensare, uno come me curioso dice, vabbè, ok, caso di studio, come funziona, che cazzo è successo? La risposta è che non lo so, non lo sappiamo, forse la psicoterapia lo potrebbe scoprire, forse perché non si dimentichiamo che psicoterapia, psicologia sono scienze, insomma, non dico inesatte, ma sicuramente con tanto spazio per accordi e disaccordi, per rivelazioni che tra 10, 20, 30 anni, ripensavo proprio l'altro giorno a Musatti e Verdiglione, datevi a guardare chi sono Musatti e Verdiglione, non è Musatti a giovane difensore della Lazio, quello è Musacchio, Musatti, due personaggi della scena italiana, uno un ciarlatano infame, la cifrematica, regà, la cifrematica, andatevi a cercare la cifrematica, o anche no, uno un infame pezzo di merda che infatti è in galera, l'altro no, però insomma per tanto tempo in Italia erano entrambi considerati, da chi non importa, da chi tanta gente andava dietro a Verdiglione, e quindi tu rischiavi di essere trattato come un coglione se dicevi che Verdiglione era un coglione, il coglione e tu eri un coglione, dicevi che Verdiglione era un coglione, così io Fagioli, no, quello di Roma, quello che faceva le file a Piazza San Cosimato, che mortacci, gli svegli a quelli in fila, gli avrei dato. Quindi non, solito discorso non va da nessuna parte, ma se c'è un aspetto che mi interessa in tutto questo è ancora una volta ribadire la nostra totale inefficienza nel tracciare sentieri e nella capacità di seguirli. Viviamo in un'epoca in cui, una frase proprio che non si può sentire, live in a society, diceva quello di Seinfeld, George Costanza. Ma viviamo in un'epoca in cui purtroppo una certa parte dell'umanità sta andando alla deriva verso il manifestare per me parla di due cose, una era mettere i manifesti, i Tazebao, e l'altra era andare a fare in piazza, la stessa cosa, andare in piazza a dire ai mortacci tu, wow, basta, sta riforma della scuola è una merda, tirai bulloni a sindacati metalmeccanici. Adesso invece manifestare vuol dire che tu desideri abbastanza a lungo i sordi arrivano, cioè le capocciate proprio, no? Ho manifestato sto cazzo, ho manifestato la gioia, ho manifestato la felicità, ce la puoi avere. Guardate, c'è Brave New World, questa serie che sto guardando in questi giorni, l'aspettavo perché è tratta dal libro di Aldous Huxley, Brave New World, che è uno di questi libri, racconta di un futuro utopico, utopistico, utopo, utonomatopeico,
prima di Orwell, 1984 era più famoso, si fa per dire, più famoso oggi, insomma, ma Brave New World lo anticipa. È molto interessante perché presentano entrambi due società dove l'essere umano è sostanzialmente annullato, oppresso da una dittatura più o meno violenta. In Orwell è violenta e controllante, e in Huxley è affascinante proprio perché invece è molto più simile a quello che stiamo vivendo noi, una realtà dominata da una ricerca del piacere, dalla sensazione, dalla chimica, vabbè, le droghe, nel caso di Huxley droghe distribuite dal governo stesso allo scopo di mantenere il livello d'attenzione della gente prossimo allo zero, concentrarle solo sulla ricerca del piacere, convincerle che il piacere è a portata di mano, che se sei infelice è perché hai scelto di essere infelice, che nello specifico vuol dire hai scelto di non prendere le droghe, che droghe possono essere sia chimiche che gli strumenti di distrazione di massa di cui ci siamo dotati, no? Quindi se tu scegli di non guardare la TV, scegli di non seguire le 10 miliardi di stronzate che oggi ci attaccano l'attenzione, impedendoci sempre di più di leggere un libro, di scrivere una lettera, di passare al telefono a un amico, di fare una telefonata, no? Costringendoci a essere in 10.000 posti nello stesso istante. Questa è una cosa che dico sempre, no? Io amo la tecnologia fino a che non ho capito dove mi stava portando, cioè diventa un beota. Sempre più difficile per me, almeno, poi sicuramente ci saranno studiosi e studiose anche dopo di me, no? Ma secondo me persone che avranno avuto un sistema operativo cerebrale formattato in modo diverso, io l'ho formattato quello precedente, cioè quei libri, e mi ritrovo a gestire il concetto di ipertesto e di qual è la traduzione di multitasking, operatività multipla contemporanea, che per il quale non ero stato predisposto, no? Quindi essendo sveglio e affascinato da queste cose presto l'ho imparate, però al costo della capacità di concentrazione, come se il mio motore fosse andato un po' fuori giro, no? Perché è un po' la... coglione. Per cui dicevo, l'epoca in cui basta essere felici se si vuole, che insomma è chiaro che non è così per chiunque, non è così per però è un po' un messaggio di questi anni, è quello che abbiamo raggiunto, abbiamo poi l'Occidente benestante, ricco, no? Perché non ci dimentichiamo, però sempre di più la società va verso un
non è che va verso il benessere, sicuramente sembra essere meno povera, meno disastrata di prima, anche se poi bisogna capire, era veramente disastrata 300 anni fa, 500 anni fa, 1000 anni fa, prima del colonialismo, non è che ogni piccola realtà locale si faceva i cazzi suoi e stava relativamente bene, no, perché le guerre ci sono sempre state, no, però insomma, vabbè, rischio di andare un po' al di là di quelle che sono le mie competenze, cioè, okay, non so, non c'è nessuna competenza, ma rischio veramente di andare a ripestare in un ambito che dove la mia ignoranza si manifesterebbe ancora con ancora più fragore. Però questa è un'epoca in cui è molto forte l'idea dell'autoaiuto, e magari fosse veramente auto, non è auto, è finto autoaiuto. Lascia che io ti autoaiuti, compra il mio libro così ti autoaiuto. Ma che cazzo stai a dire? Se mi devi comprare il tuo libro non è più autoaiuto, stronzo. Ascolta le mie parole e fatti mettere una mano sulla spalla mentre ti autoaiuto. Fammi un pompino mentre ti autoaiuto, capisci? Cioè, mi sbrocco io. Non è autoaiuto, è semplicemente il vecchio discorso di dominanza e sottomissione, BDSM, sesso mascherato da altro. E sì, certo, maestro e Margherita, insegnante e discepolo, e sto cazzo. Sono cose che non sopporto, sapete che io sono fissato con, non con l'autoaiuto, ma con l'autodidasi, inventiamoci parole. Uno che è autodidatta cosa fa? Autodidasi, si autodida. Mamma mia, l'ignoranza è brutta cosa, no? Autoinsegna per niente, va bene, che canniamo, tanto non è che è inutile far finta di non insegnare, anche se la tagliamo, no! Manifestiamo che sono, che c'ho più cultura, no! E manifesti. Quindi mi sembra che soprattutto la gente più giovane si stia diffondendo questo virus del puoi fare tutto quello che vuoi, puoi, insomma, volere potere a un livello magico quasi, no? Dato che le religioni dominanti, le religioni organizzate stanno perdendo presa, già detto questo, quindi un certo tipo di idealizzazione magica del tipo più semplice, proprio più elementare, che era tu prega che il Signore ti aiuta, tu aiutati, che Dio ti aiuta, ma tu prega che qualcosa succederà, cioè la preghiera è proprio, adesso la preghiera si è arricchita di dettagli magici, quindi rituali fisici, insomma io sono stato tra le prime persone attirate, affascinato dallo yoga per ragioni fisiche in realtà, perché mi piaceva molto l'idea di muovere il corpo in un certo modo per poi scoprire, per poi vedere, scoprire, non è che so, cioè io gli dissi se la prima, no, però insomma ho fatto in tempo a vedere, da quando tutte le persone che conoscevo mi dicevano yoga, ma che cazzo sei? Sei circondato da persone che lo fanno e sei un coglione se non lo fai più. Quando dici, lo facevo 20 anni fa, sorridono per dire sì vabbè, però tu adesso non lo fai, quindi siamo noi che pensi. E questo, cioè rituali di vario tipo che stanno sostituendo, non sono più, quindi non fanno più capo a cattolicesimo, ebraismo, islamismo, induismo, le religioni tradizionali fanno capo a micro o rituali senza nome o tendenze o abitudini, dove si pensa che ci si possa trasformare e diventare ciò che si vuole. Ecco, dopo mezz'ora arrivo al punto per dire non è così. Sono convinto che non sia così. Hai scoperto l'acqua calda, se vuoi farti crescere le ali non puoi, grazie al cazzo. Certo, ma non solo. Tornando al paragone con i giochi di ruolo, dove noi non siamo altro che un personaggio. Chi ha giocato i giochi di ruolo sa di cosa parlo, chi non ha giocato i giochi di ruolo non sa di che cosa stia parlando. Insomma, si prende una scheda e si cerca di creare un personaggio. Parte del gioco è pensare: io sarò agente segreto, io sarò bibliotecaria, io sarò picchiatore, io sarò fuciliere, io sarò, che cazzo ne so, pilota d'elicottero. Mi vengono in mente tutti questi giochi più recenti, no? Però sarò il curatore, no? In Dungeons and Dragons puoi fare il chierico, la chierica, l'arciere, il ranger, insomma. Poi c'hai dei numeri, il gioco ti dà dei punteggi, ok, allora da 1 a 20 in quanto
guerriero, hai una forza che è più o meno compresa da questi valori, poi però tira un dado e mai cagate il cazzo che le regole sono la prima di voi, sto semplicemente semplificando, cercando di spiegare usando concetti generici, non di un gioco come si fanno i personaggi giochi di videogioco. Insomma, quindi, come dire, un essere umano che cresce, quanto c'ha in forza? Ha un punteggio dato dai suoi geni, ha una forza data dai suoi geni, e poi con l'allenamento e la vita, le esperienze di vita, questa cosa può aumentare e diminuire, no? Nel gioco di ruolo è uguale, si cerca di simulare questo, tu a seconda della classe che hai scelto, poi ti chiedi i dati, e i dati determinano quale sarà il punteggio di forza della tua vita. Ognuno di noi, in termini di gioco di ruolo, potrebbe essere simulato. Io, Cesare, probabilmente ho forza 9, da 1 a 20, cioè sto sotto la media come forza fisica, magari ho resistenza 12, mi piace pensare che ho resistenza 12, che ho intelligenza 11, io sono proprio medio, sono un medio in tutto, però qualcuno di noi è portata proprio a delle cose in più. Famoso esempio che salta sempre, chissà perché Carl Lewis all'infinito, no? Carl Lewis è l'apoteosi dello sprinter, però Carl Lewis o Usain Bolt se saranno allenati, ma è chiaro che hanno una predisposizione a essere veloci data dal patrimonio genetico dei loro genitori, dei loro avi e tutto il resto, per cui io, se mi allenassi tutta la vita, probabilmente non sarei mai stato veloce neanche la metà di Usain Bolt. E lo stesso vale per altre cose, quello che ha battuto il record di forza, che ha sollevato 600 kg, cioè, è probabile che le mie ossa si sarebbero spezzate prima di poter sollevare. Quindi ognuno di noi ha un punteggio base, questa cosa vale per tutto. E ho il sospetto che ci siano degli elementi che vengono predisposti alla nascita, appunto il patrimonio genetico, e poi ci siano delle cose che cambiano in corso d'opera in virtù dell'esperienza. Anche qui banalità, cioè, che cazzo sei, lo sappiamo tutti, sì, ma è proprio il fatto che noi non possiamo controllare, non possiamo sapere l'impatto che queste cose hanno, che è per me così interessante e così curioso oggi. Noi possiamo cercare di introdurre quanti elementi controllati da noi che ci piace, quanti ce ne piace. Io vado a fare 5 anni di corso di storia, dopo so un po' più di storia, no? Non c'è dubbio. Io vado a fare 4 anni di allenamento di resistenza, tra 4 anni correrò 100 volte più a lungo di quanto corro oggi, non c'è dubbio. Quindi possiamo avere un'influenza, mai negato, questo non lo negherò mai. A me interessano le parti che invece non possiamo controllare, quelle su cui non abbiamo il controllo, perché nemmeno ne abbiamo del tutto consapevolezza e conoscenza, o non abbiamo consapevolezza e conoscenza delle origini, e non abbiamo abbastanza tempo in una vita sola per scoprirle, capirle, eviscerarle ed eventualmente controllarle se dovessimo farlo. Cioè, sono alcune vale la pena, no? Io faccio sempre un esempio tostissimo, quello della persona che scopre di avere dei tratti pedofili, che è il crimine per eccellenza più mostruoso, no? In realtà basterebbe, senza entrare, per dire, quello che scopre di avere il bisogno di ammazzare il prossimo, l'assassino, l'assassina, cioè persone che commettono l'errore micidiale, l'errore si può dire di non capire e di non chiedere aiuto, perché difficilmente hanno scelto: io voglio essere uno che ammazza, che prova piacere soltanto nell'omicidio, no? O negli altri crimini orrendi che abbiamo parlato, però hanno avuto da qualche parte qualcosa, è successo, un lancio di dadi sfortunato, o alla nascita o nelle esperienze vissute poco dopo, che ha introdotto in loro il virus, il germe di questa orrenda mostruosità, della quale io non posso non ritenerle responsabili, e quindi bene o male in galera ce vai. Il discorso sulle carceri è tutto un altro. Però non sono scelte, e quindi quello è un eccesso, è un estremo, no? E non c'è bisogno di voler capire, andare in terapia, in analisi, per capire perché sono così attratto dai posti solitari. Adesso Cesare deve andare a scoprire l'origine della sua attrazione per la solitudine. No, mi frega un cazzo, me lo tengo, anzi mi piace. Però quando ripensi al groppo in gola, al magone, alla lacrimuccia, a quel qualcosa sempre di più che ti fa piangere, che prima non c'era, e non te la senti di lasciarti autoridurre a stereotipo, da vabbè sì, però sai, sono state delle cose difficili negli ultimi anni della tua vita, sicuramente hanno avuto un forte impatto, su che di preciso?
anche prima c'erano state cose emotivamente forti, importanti. In che modo questo mi ha cambiato? Ecco, e io oggi non intendo ragionare sulle cause, ma solo sul fenomeno della trasformazione. E diciamo pure che ormai ho finito di ragionare sul fenomeno della trasformazione, perché i 10 minuti promessi sono diventati già mezz'ora, e quindi a posto così. E intendevo fare un video per sviscerare le mie osservazioni su come io sono cambiato, cosa che mi riesce meglio di altre persone di vedere per via di tutti gli infiniti documenti di me stesso che mi sono lasciato, no? Celebrazioni, autocelebrazioni, tributi del cazzo, video, documenti, diari, foto, cazzate e questi altri video mi permettono e mi permetteranno sempre di potermi andare a riguardare, di poter... Sono uno di, non sono uno dei pochi, perché basterebbe essere, per esempio, personaggi famosi per poter andare a riguardare i cazzi propri, ma insomma io ho fatto un lavoro certosino, o certosino no, ma insomma un lavoro serio di autodocumentazione, dandomi come sempre troppa importanza, che mi permette più che a molta altra gente di andare a riguardare specifici momenti del mio passato. Io a 12-13 anni tenevo un diario di 3 righe di ogni giorno, io posso andarti a dire oggi, non è un orgoglio, ma è così, posso andarti a dire cosa stavo facendo il 13 aprile del 1992, perché da qualche parte l'ho scritto, e nel momento in cui leggo le 3 righe mi ritornano in mente delle cose. Quindi notare come io ho potuto dirigere alcune parti della mia vita, alcune parti del mio carattere, alcune parti del mio modo di essere, alcune scelte, alcune emozioni, e come non ho potuto minimamente invece dirigerne altre, è quello che oggi mi fa fare questo video. L'altra sera ero a letto, non mi ricordo neanche quale serie stavo guardando, parte una scena, una musichetta del cazzo, mi viene di nuovo il groppo in gola e penso, ma questo non succedeva una volta, come mai? Perché oggi mi succede? Ed è un simbolo come un altro di cose che ci sfuggono del tutto, no? Quando pensi, no, non mi innamorerò mai più, e poi invece ti rinnamori, o ti sfido a dire ti sbagli, no, questo non è mai successo, oppure ti sposo perché ti amerò per sempre e invece X tempo dopo non sei più sposato, non sei più sposata. Non è il mio caso, la mia storia da questo punto di vista è diversa, che è nata, li vogliamo ancora molto bene, nonostante, insomma, vabbè, non c'entra un cazzo, perché è una cosa molto diversa il nostro matrimonio, essendo persone non monogame. Però vi facevo riferimento proprio invece alle persone monogame, che in quel momento per loro l'universo inizia e finisce lì, c'è nessuna possibilità che un giorno, poi se glielo chiedi a parole ti fanno ma certo, che certo un cazzo, emotivamente loro pensano che quel sentimento non potrà mai finire, sono banalità, invece non mi spingevo fino a queste cazzate, mi fermavo proprio su un fenomeno quasi fisico, è questo delle lacrime da cui sono partito, ti fa capire quanto noi siamo in balia, no? Sempre questa cosa, la balia è se io fossi un filosofo, che cosa che non sono, poi va a capire cos'è un filosofo. Fossi un filosofo, avrei scritto libri sulla nostra insignificanza, sul nostro scarso potenziale, anche a fronte delle grandi opere che invece mi affascinano, Veio, le rovine di Veio viste prima, i ponti, le funivie, i treni. Il nostro scarso potenziale, il nostro essere costantemente plasmati dai venti, dai fiumi, dalle correnti, dagli agenti atmosferici, che sono non solo eruzioni, vulcani e meteoriti, ma sono anche eruzioni emotive, vulcani emotivi, meteoriti emotivi, fatti, accadimenti, ma anche micro cose, sono sicuro che sono micro cose che mi hanno cambiato. Davvero, io penso che un tramonto, un sole, un pomeriggio di gioco da qualche parte a 7 anni mi ha fatto innamorare di una campagna, e quella campagna è qualcosa che ricerco continuamente. Questo era un video su dove, come sempre, ragiono sul tempo, il passaggio del tempo, questo mio interesse perenne per l'andare indietro, no? L'avanti è inimmaginabile per me, ed è una cosa meravigliosa nell'essere sempre sorprendente. Io adoro, non adoro le sorprese,
Adoro certe sorprese, no? Dire adoro le sorprese non è esatto, perché mi metto in agitazione, sono il contrario dell'avere il controllo, che è una cosa importante per me. Però mi piace in alcune cose non sapere cosa verrà dopo, non guardo più i trailer, se un film mi interessa non guardo il trailer, voglio non sapere niente, se un gioco mi interessa non guardo il trailer, voglio non sapere niente, voglio sapere quanto dura, tutto è spoiler per me, e fa capire quanto sia affascinato, incuriosito dall'idea di cosa potrebbe arrivare e non sappiamo cos'è. Però quello che è successo invece per me è la vita, è il cibo, è quello che mi permette di muovermi con gusto, di assaporare di più le cose che ho intorno, questa esperienza permanente. Io voglio sempre più grande, sempre più gigantesca, per permettermi di elaborare meglio, di capire meglio, di apprezzare di più, non tutto. È ovvio che non è che se tu avessi letto 700 miliardi di libri apprezzeresti Guernica di Picasso di più, magari Guernica di Picasso ti deve piacere come uno sventolone in faccia senza che tu sappia un cazzo, quindi anche su questo non c'è un unico modo. Però il tempo è questa cosa così speciale per me, così dal quale mi sento, insomma, immagini banali, no? Il sacchetto di plastica di American Beauty, la foglia nel vento, il rametto nel fiume. Mi piace sentirmi così. Tanto inutile raccontarmi, inventarmi un potere che non c'è. Continuo a fare ste cazzo di passeggiate, adesso quando ho qualche giorno libero, continuo a non arrivare la primavera. Non c'è un cazzo che io possa fare, continuo a beccarmi la pioggia, no? Cioè, alla fine, che cos'è questo se non la dimostrazione di quello che stava di? Certo, ti puoi mettere il giacchetto, ti puoi mettere l'impermeabile, certo, ti puoi premonire un po', però il controllo è limitato. Nell'accettare questo controllo limitato, che si deve estendere al massimo a noi stessi, ma mai all'esterno, secondo me noi guadagniamo qualcosa, almeno io ce la guadagno, voi fate un po' come cazzo le pare. E anche su noi stessi, inutile raccontarsi chissà che, bisogna, secondo me, sempre lavorare per avere più controllo, più capacità di gestione di noi, per evitare, per smussare i lati che ci fanno cacà. Se fossi uno che ogni tanto, oh, a me parte la brocca, non posso andare a sveglia in faccia, ma quanti ne so, quanti ne conoscete che sono violenti e violente? O anzi, che non sono violenti e violente, però ogni tanto gli parte la brocca e fate sei. Quello è un lato che devi tagliare a caccetta, non te lo devi coccolare, no? Anzi, mi fai cagare se non lo fai, se non te lo volevi, no? Per cui ci sono delle cose su cui dobbiamo lavorare al massimo, magari non ci riuscirai mai a eliminarlo, però ci devi lavorare. Torniamo al discorso di prima. Psicopatico che prova piacere soltanto, si sente vivo soltanto quando ammazza qualcuno e si bagna nel suo sangue. Cioè, che volemo fa? C'ha ragione te. No, non ho capito. Allora, io sono fatto così, sto cazzo. No? Per cui, ecco qua, veglio, campagna. Ma di che hai parlato? Che sono queste trasformazioni? Trasformazioni sono questo, il ribadire la nostra insignificanza. Siamo nulla in una galassia che forse sa che esistiamo, forse non si deve sapere. L'universo sa, l'universo pensa che, l'universo che, l'universo non è un cazzo, non che noi si sappia. Siamo una nullità, per me riconoscerci un po' questa nullità, oppure sentirci superstar cosmiche all'interno della nostra esistenza, ma ricordarci sempre che non siamo nessuno è importantissimo. Questa forse è la cosa più bella, secondo me, e forse è un po' l'atteggiamento che per Bucio de Culo mi è capitato, perché pure lì scelte, quando mai ho scelto scientemente questa cosa, no? Però lo cavalco, mi piace, lo voglio tenere. Sì, io mi sento una superstar de sto cazzo dentro le mie quattro pareti, ma so di non esserlo, ed è importante che questi due aspetti si inseguano. Per questo che io faccio i video, mi do importanza, mi rapporto spesso ad altre persone ricordandogli, guarda che, cioè, tu abbi pazienza, lascia parlare me, tu non capisci un cazzo, taci imbecille. Però poi non faccio che insultarmi, tanto che mi dovete scrivere sotto i video, però smetti di parlare male di me. Ma che parlare male di me? Il mio problema è il contrario. E quindi questo, le trasformazioni sono questo processo per il quale non importa quanto ci crediamo, già fatto l'ultima volta scorso, la realtà procede anche se non ci crediamo, e questa realtà ci solca. Non importa quanto non vuoi diventare vecchio, diventerai vecchio e morirai. Non importa quanto vuoi correre i 100 metri in 10 secondi, non ce la farai mai. Non importa quanto vuoi smettere di piangere, a parte che non voglio, mi sta bene così. Non importa quanto pensi di essere questo e quell'altro, non necessariamente lo sei. Abbozza, accettalo, statti zitto, non rompere i coglioni, vaffanculo.
sei pur sempre una superstar, no? Però c'è entrambe le cose. E accetta questa osservazione, anzi, osservati, osservamose, guardamose, e teniamo presente, annotiamo, famo dei diarietti, famo dei video diarietti del cazzo. Ricordiamoci che siamo entrambe le cose, siamo da paura, spacchiamo tutto, ma siamo anche delle nullità, smussiamo dove c'è da smussare, tagliamo, rimuoviamo dove c'è da tagliare e rimuovere, facciamo crescere, germogliare, innaffiamo dove c'è da innaffiare, almeno io cerco di fare così. E basta, e trasformamosi, perché pure se non volemmo trasformarsi, se trasformammo per forza, mocciosi infami, bambini, ragazzi, adulti de sto cazzo, la fotta, no? Adesso io sono adulto, posso spiegare che spieghi, imbecille, anziani, da paura agli anziani, decrepiti, polvere, morte, scheletri, niente, terra, rovine di veglio, un giorno massa gelida di roccia che vaga per la galassia, fino a che tra 5-10 miliardi di anni ci sarà un altro pianeta di teste di cazzo alle quali si avvicinano dei pezzi di roccia. Fanno attenzione, pezzo di roccia che sta entrando nel nostro sistema solare, si dice che forse in passato era un altro pianeta, potrebbe contenere tracce di carbonio, chissà, forse in passato era un'altra civiltà, e tutto questo eravamo, a un certo punto siamo stati noi e ci siamo sentiti sto cazzo. Alla mia destra, ops, no, sinistra, ah, qua, come dicevo in Italia, sinistra, left, oddio non mi ricordo, che gli viaggia l'accento americano dopo un quarto d'ora che sono emigrati, che vi fanno vedere come si comprano le antenne per la televisione americana, ma che cazzo me ne frega della televisione americana? Grazie. Migrare ad Alfa Centauri senza sentirsi sto cazzo. Questo sarà il video che io farò tra 6 miliardi e miliardi di anni. Migrare nel Musa Giorgione senza sentirsi sto cazzo. We are the superstars, super, super, superstars. Are we the ones who have the power? We are the superstars, super, super, superstars. Are we the ones who have the power? We are the superstars, super, super, superstars. Are we the ones who have the power? We are the superstars, super, super, superstars. Are we the ones who have the power? I just don't wanna know where you are. Anytime, you're so nice to make me feel right. Giving looks and dancing all night.